Buongiorno, allora mi preparo per andare al lavoro e per uno strano caso riesco a riprendermi mentre mi preparo, così vi faccio vedere tutti i prodotti che sto utilizzando, anche cosine nuove ci sono. Allora, prima applico il contorno occhi, sto utilizzando la linea Lum della Bioert. Come oggi è sabato, c'è anche mio marito che adesso sta facendo la doccia ai miei bimbi. Non so se si sentiranno le loro voci. Io li sento e mi fanno davvero ridere. Allora, la crema idratante sempre della Lum. Vado veloce perché sono già in ritardo. Mi ha telefonato. Guarda, dal negozio, sono già qui, mi sbrigo e arrivo. No, però se sa che sto facendo un video comunque sarà contenta. Allora. Dunque, sto provando tutti i prodotti della Puro Bio, che ha fatto un sacco di cose nuove. Sono partiti proprio con giusto le matite occhi, invece adesso sono usciti con i pennelli, fondotinta liquidi, primer, di tutto. Ho conservato anche le scatole dei pennelli per farveli vedere. Io ho preso questi tre, il numero 1, questo per applicare le polveri, diciamo, quindi lo uso per la cipria, il fard e la terra. Questo per applicare il fondotinta, sia liquido sia minerale sia compatto, è fantastico. Sarebbe questo qua, vedete? Invece il numero 1 è questo. Sono altri, ovviamente le setole sono tutte sintetiche. E la blender, che è questa qua. Fantastica. Adesso li sto provando in questi giorni per vedere come sono i prodotti. Intanto vi dico, allora, hanno fatto anche questi primer. Io ho preso per il viso, ne fanno due, uno per pelle grassa e uno per pelle secca. Io ho preso quello per pelle grassa, anche se non è che ho la pelle grassissima. E lo applico solo al centro del viso. Solo magari nelle zone che sono più che tendono più a lucidarsi, ecco. Sto provando il fondotinta, sempre loro, il fluido, il numero 3, che è un po' duretto. Un po' duri i loro fondotinta, però devo dire che mi piacciono molto, mi piace molto per il momento, perché dura tutto il giorno. Lo stendo con questo pennello, ha un'ottima coprenza e un'ottima durata. Questo cambio di stagione non è un bel periodo per la pelle e per i capelli. Si tendono ad avere un po' più di impurità e avere la pelle secca. Io, per esempio, tendo ad avere la pelle secca ma avere più impurità. E noto che quando bevo di più la situazione è migliore, quindi mi sto impegnando a bere un po' di più. Questo comunque vale in generale. Allora, fatto, poi applico la cipria sempre della Puro Bio. Ora sto usando la numero 1,
realtà la applico sempre con il pennello, questo del fondotinta, quindi prendo un po' di prodotto e lo vado proprio a picchiettare. Poi uso la terra, beh, ovviamente non uso solo prodotti di Puro Bio, sto provando le cose nuove. Di terra utilizzo questa qua della Color Caramel, la numero 23, che se voi la guardate c'ha tutti i brillantini, però quando si stende, e uso il pennellone numero 1 di Puro Bio, quando l'applicate non si vedono i brillantini. Io non ne metto tantissime, giusto un po' per riequilibrare anche i volumi del viso, visto che lo appiattiamo con il fondotinta, e la metto soprattutto nei contorni. Comunque con questo pennello si riesce ad avere una stesura veramente leggera. Allora, poi vado a mettere il fardo, sto usando molto spesso questo della Lavera. Lavera pure fa dei prodotti che sono veramente validi, poi ve ne parlerò magari, soprattutto mi sono innamorata della loro matita nera, è ottima, scrive tantissimo e dura tantissimo. Uso sempre questo pennello. Amore, mo vengo, Mamma! Ciao! Mamma! Ok. Poi vi faccio vedere il primer per gli occhi di Puro Bio. Allora, ieri l'ho provato, cioè già lo sto provando da... non da tantissimo, saranno 3-4 giorni. Ieri l'ho provato... ho fatto praticamente una specie di smoky con gli ombretti della neve, che in genere su di me non hanno una grandissima durata, cioè se faccio lo smoky con l'ombretto di neve a metà giornata mi ritrovo parecchie pieghette, quindi comunque lo devo andare a ritoccare. Ieri, usando questo primer come base, non ho trovato nessuna pieghetta fino a sera. Mi sono struccata che erano le 11, dalla mattina alle 9, quindi per il momento ne sono davvero entusiasta, mi piace molto. Vedete, già applicando il primer la palpebra risulta molto uniformata. Questo va di qua. Allora, visto che è molto 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 tardi, vi faccio vedere i prodotti che uso. Se lo trovo, che uso quando la mattina è tardissimo e comunque voglio andare a mettermi qualcosa. Uso l'ombretto di Nabla Atom, quindi questo bianco un po' perlato. E lo applico velocemente su tutta la palpebra e un pochino sotto l'arcata. Mi sto anche sulle ciglia. Allora, poi io sono veramente in un minuscolo spazio vitale. Non si vede anche con me. Poi utilizzo la duochrome di neve, prendo il colore questo qua che è felice, questo lo prendo direttamente con una
con un pennello grande da sfumatura. Veramente il trucco più veloce del mondo. Poi prendo il mascara impeccabile nero, sempre la Pro Bio, allungante ed incurvante. Vedete come ha lo scovolino, così curvo, è molto sottile e mi piace perché dà molta definizione alle ciglia. Pur rimanendo naturale. Poi pettino un po' le sopracciglia. E poi voi sapete che io il rossetto non me lo metto prima di uscire di casa. Mamma, mi stai chiamando? No, nessuno, mamma. Mettiti là, eh. Vabbè, vabbè lì. Questo del dottor Auska, il numero 15. Stai parlando con mamma? No, no. Perché? Aggiungo un altro po' di fard. Pronti adesso. Ma siete stati bravissimi, mamma. Abbiamo fatto i mattarelli. Mamma, sei oggi da che si è mascherato Daniele? Da Daniele! Ieri si è mascherato da lupo. Ma Daniele? Sì. Adesso. Ma poi io mi sento. Buona giornata.